La mattina c'è chi mi prepara il caffè. Questo io lo so. Ritornello. Voglio Anna. Vabbè, Anna, no, è tipo le canzoni che ti abbiamo dedicato. Anna. La mattina c'è chi porta il giornale. La mattina c'è chi porta il giornale. Ragazzi, c'è una botta a Portoferraio. Voi fate fare qualche incidente di domanda. No, guarda, a Portoferraio non siamo una falice. Giorno. Buongiorno, attenzione. Il revisore Bachi stronca la giunta di Portoferraio. Ha rilevato irregolarità, contabili, amministrativi. Vediamo un po'. Dici dove sei? Dici. Ha rilevato. Fabio Cazzo, che dici? Li Fabio. Possiamo chiamare o siamo troppo servili? Fabio Cazzo. Fabio, ma vai a cacare. Ma va a culo, vai. Lo sai che noi te le diamo nel muso. Poi una come me gli va a dire, non hai coglioni di... Le reverenze. A me, a lui. Ora va bene Pasquale, è venuto ora. Pasquale, magari. Fabio. Che ma ti levi di culo. Che brutto, irregolarità e corte dei conti nella stessa frase. Lo sapevi che gli toccava Cecchettina Fabio Cazzo? Sì, sicuramente. Fabio Mussolati in arte Fabio Cazzo. Che praticamente, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno madre, che praticamente ci ha scritto ieri che noi siamo stati troppo servizievoli con Papi nella telefonata. Ora a noi ci può dire tutto bello, ma che siamo servizievoli. Noi abbiamo chiamato in maniera educata. Ma poi quando chiami una persona, fammi capire, che gli dici? Ma che cazzo gli dici? Vieni qua, cazzo, vieni qua, che ti spacco il culo, guarda, sono venuto a parlare. Boni, fermi. Non possiamo fare così. Federico, troppe faccine nella risposta di Fabio Cazzo, buongiorno. Sì, Samuele. Perché si tiene a volte, giustamente, lui è la parte politica corretta. L'ho presa in maniera ironica, perché, cioè, voglio dire, scusa, cioè... E lui ci va a mettere un po' di faccine, grazie, ma secondo voi, noi siamo mai stati differenziali in 2 anni a sta parte? Noi siamo educati. Perché ci telefona, se qualcuno ci risponde. Sì? Sei vizievole, bravo Dario, bravo. Siamo sei vizievoli. Noi si chiama, se qualcuno ci risponde bene. Se non ci risponde lo mandiamo a fanculo diretti. Se sta il gioco ed è bravo, bene per lui. Bene per lui, perché lancia la sua versione, la gente sente la sua versione. Se sta zitto, è una scelta tattica di non partecipare al gioco della comunicazione, che oggi sappiamo che in politica la comunicazione è tutto. C'è stato, tutto. C'è stato. Se parla tutto ciò che dice, può essere usato contro di sé. Quindi, quando ci sarà la notte dei lunghi coltelli? Facciamo la diretta. Allo spoglio. Ma sì, dai. Ma di ferie a mare. Vai. Facciamo una diretta lunga un giorno. Ragazzi, i giubbottanti proiettili facciamo, trovo io. Facciamo un mentano, che fa le maratone. Vediamo un po'. Vediamo queste cazzine a mare. Sono le chiavi del comune. Andate a coglioni del comune. Sono le chiavi? Allora, sono le chiavi che io ho trovato davanti dove si fermano i pullman interni. Quadrate, può darsi che c'è poco segnale. Qualcuno magari li serve. Allora. C'è un pupazzo. Aspettiamo la connessione a modo che è un po' cazzettino di cane stamattina. Fatto male? No, c'è un ippopotamo. Poi ci ha adattato, Poi c'è una chiave, due chiavi, tre chiavi, motorini, guardate. Se li riconoscete, tutti i ladri. Tutti i ladri che vogliono andare qui a rubare. Vanno al beach bar e lasciamo qui a Taggia noi. Lasciamo qui a Taggia? Sì, bene. Lasciamo qui al beach. Sono qui al beach, ve le faccio vedere. Beach bar. Se qualcuno ha perso le chiavi. Qualcuno ha perso le chiavi. E lasciate quindi. E cambiate più che altro porta chiavi. Perché... Lasciate un caffè sospeso, in questo caso 3, grazie. A Nedo. Ne piega. Lasciamo qua le chiavi. Come ne piglio da Allora, Regini. Allora. Dicevamo questa cosa lì. E noi Fabio Cazzo ciao. Allora, basta. No, basta. Cambiamo pagina. Anche perché. In pratica, Portoferraio c'è, ovviamente c'è una buffet, ma proprio non di quelle proprio con 3F, buffet. Capito? Perché hanno rilevato di tutto, di più. Criticità, inadempienze. Mi fa pensare a Befera Migrante. Grazie. Non so. Criticità, inadempienze. Segnalazione alla Procura della Repubblica. Di tutto! Alla Corte dei Conti, alla Procura, tutto! Il revisore Bachi ha detto, ragazzi, io non so più da dove partire. Ha fatto una stima, a me dicono! Noi non l'abbiamo vista. Una mail! Come l'abbiamo vista? Una mail! Non dire bugie! Una mail con 15 minuti, c'è la criticità, appunto, 1, 2, 3, e non si va.
15-18 punti che io già spaventavo a vederle, sapere che fate, guarda, fai te. Yeah, guarda, io ti do le chiavi. Infatti, te. Ti do le chiavi. Te. È vero, hai buongiorno Gianluca. È vero, è un portachiavi di merda. Siamo sbagliati tutte così, ti do le chiavi. Se l'avete perso, abbiccio va. E logicamente il PD a questo punto sì, che l'aveva detto, sta forte, no? Dice. Chiederemo lo scioglimento del consiglio. Ma visto che un consiglio si scioglie? Cominciamo a sudare, no? Sudano, cominciamo a cucciolare. Via via vedi che perdono le sopracciglia, su, poca pena, su. E poi spariscono. Il famoso consiglio di cera. Bravo, consiglio di cera. Guarda, il Pasquale c'ha, eccezionale, il consiglio di cera è bellissimo. Vai. Occhio. Chi ha una voce? Ah, arrivo. Adesso noi Agostini. Oh, pronta la nuova Agostini. Erba da gennaio. Questo lato perché c'è un ustione, vedi? Il flesso. Guarda carino. Anche le classi medie e materne, guarda un po' carino. Quanto durano sti giochini? Buongiorno Andrea. Quanto durano sti giochini? Quanto durano? Come Papa Luciano. Ci sono inaugurazione, eh? Inaugurazione. Oh. Ma il consiglio sciolto ci chiedono, va nell'umido? Sì. Sì. Sì, sì, si può, perché poi verrà riciclato, come tutti i consigli. Sicuro che alle prossime elezioni si ripresentano. Allora, i resort te le picchiai, lo facciamo vedere. È peggio dell'alluminio. Ha cambiato gestione, ora ci sono una società, la Club Viaggi, che appartiene al gruppo Uber. Adesso è venuto un tutto, cioè, vabbè, quindi riapre, siamo sta comprando Vivendia, quindi è petrolio, è la società mista italiana e russa, così fai buona ragazzi, il balsamo c'è, piace, c'è il balsamo, l'acquaraggio, senti l'odore di capello lavato, sì, madonna, è la scella che ti tradisce, lo so, una sciroccata di balsamo. Ma il tempo fino di scafo il Bellini. Buongiorno, c'era, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci siamo rimasti registrati. Ma Lisa, buongiorno, buongiorno. So perché da lontano comincia a bere male. Oh, pensai a Natale, la magia delle feste viaggia sull'autobus. Questa qui è. Al via. O il papi. No, nulla. Al via anche quest'anno il concorso di CTTT Nord col Tirreno. Coinvolti gli alunni delle scuole primarie di Tallerba. Scrivi un pensierino su quello che. Insomma, generalmente scrivono un pensiero su. Caro Babbo Natale, te cosa hai chiesto a Babbo Natale? Alla scuola? Sì, da Babbo Natale fatti portare il balsamo, Stix i tuoi capelli fanno swish. Sì. Boiate, ragazzi. Fanno swish. Basta siete invidiosi, fratello. Veramente scrivono pensierini e poi lo attaccano sul vetro. Capito? Scrivete il pensierino e attaccate sul vetro. Sul vetro. Che succede? Un po' di capelli. Caro Babbo Natale, ma portano poche capelle perché sto quasi finendo. Non c'è senso. Lui no, lui voce. Però. E poi ci vorrebbero, almeno avanti. Però sta attenti come la friggete. È ciuppo la Elvis, sai? Perché se la friggete all'esterno. Se la friggete all'esterno ve lo incula. No, la gente guarda, mentre il marchio c'è un po' le vecchie scritte dall'Elvis. Che vuole, che vuole. E dalla volta. No, all'interno. All'interno. Il grande Italo Volano. Grande a Italo. Titolo ragazzi in un mondo. Vai, ricordami. Dimmi, dai. C'era un coro da stadio. C'era il Muroni dove eravamo all'Artemio Franchi, insieme. Il Muroni dove. Filoni mi ha telefonato ieri sera perché l'anno scorso è iniziato questa cosa, questa raccolta di soldi. Che cosa? Per quell'affare dell'ospedale che ci coinvolse anche l'amico del cuore, quel macchinario, sì, che mancava. Sì, che all'ospedale. Mancava. Muroni portò la figliola per una cosa urgente e gli dissero buongiorno a tutti, come sei bello Stix, deve essere la cataratta, Miriam. E mancava questa cosa, ha fatto questa raccolta di soldi, finalmente ieri poi è arrivato alla cifra. Ora qualche testa di cazzo ha anche detto che si è comprato la moto, cosa che non è assolutamente vero perché Antonio ha segnato tutti quelli che l'hanno dato soldi, quindi è tutto, quindi fate meno discorsi tonti alla persona che ha fatto, alla persona che ha fatto. Ora lui oggi mi ha chiamato ieri, oggi verso le 10:30-11 va a fare questo bonifico, quindi poi ci farà della ricevuta che l'ho tenuto di Albana
e poi verrà chi ci racconterà tutta questa la, cosa. Tutta la vicenda. Quindi già l'avevo detto, poi c'è una raccolta, che stanno chiamando? Poi c'è una raccolta al Conad. Raccolta al Conad, poi c'è una raccolta alle scuole, al mercato per i bimbi di Norcia, per Monaco. Poi c'è la Befana di Umanina, ah, c'era scritto anche su, ci hanno messo, però mandatecelo. No, ci vedo benissimo. Ah, okay. So. Allora ci capisco. Allora si vede che se ne intende. E quindi bisogna quella lì sulla Befana di Umanina, magari metti un link. Sì, ma poi scritto. Verranno anche loro a chiacchierare. Poveranno, no, sì, una chiacchieratina. Sì. Domani viene Muroni perché sta a fare lo stesso. Oh. Buongiorno, Luigi. Poi Alessi presenta buongiorno amore, buongiorno, bacio, è nel bosso, Danilo Alessi fa anche le poesie, Danilo, dalla Danilo, poesia al romanzo, Danilo, poesie. Topa? Lo tanta, lo presenta alle 17.30 presso l'ex poster. Sì, ma non è che poi di più a spippolarti di cazzi tui, un po' per gioco, partecipi, comprare bastoncini. Comprare bastoncini perché il tuo ormai non va non più. Non va più, è surgelato. Però se vai nel Comune Portuale c'è lo scioglimento della giunta, mi metto lì. Basta uscire prima di sciogliersi del tutto. Okay, capito? Dobbiamo stare attenti, capito? Quindi. Quindi. C'è rimasto niente. Va, dobbiamo chiamare qualcuno stamani. Ma vuoi chiamare? Chiamo uno assurdo, dai un po' il numero di qualcuno. Aspetta. Franco Volpi. Franco Volpi. Chiamo Franco Volpi, come il tempo, cazzo. Allora, Franco Volpi. Ce l'hai te Franco Volpi? Franco Volpi non mi sembra di no. Mettiamo la clientela che domani siamo aperti. Gabriele, buongiorno. Domani nonostante sia giovedì, il beach bar è aperto. Fai una cosa seria. Signore e signori, signore, buongiorno. Scrive la signorina, nonostante sia giovedì. Parlo. Taggia, che ha paura. Che andiamo a sociale a fare l'edicola, no, vicino. Se no butto le paste che odio, la gente non sa. Allora, domani c'è paste da buttare qui, quindi anziché venite buttarle, venite qui. Mezzanotte. Mangiate due paste e ne pagate quattro. Ok. Così domani, dai. Quindi domani al beach. Ma che domani? Non c'era qualcuno. Morti, mi sembra di no. Adesso tu c'è il numero di fra, ma vuoi sentire cosa? Guarda. No, scherzato. Sì, senti. Un po'. C'è il numero di qualcuno altro. Chiamo al 187 un certo. Chiamo a Simone che è a casa con una pasta, perché se no Simone davvero. Ma poi ci vengono a dire che siamo troppo reverenziali, con Simone. No, avete usato toni troppi pagati, senza maschi. Voglio un numero di qualcuno assurdo io, così. Qualcuno da chiamare, senza né politico né nulla, qualcosa di. C'è in cazzo. C'è un cazzo. Devo rifare la cedina nuova a te. Andreotti, tipo Irico. Chiama Renzi, chiama Folco. Chiama Folco. Per amor di, dammi pure a quello di condanna. Chiama Noia, senti lì, chiama Noia. Ti possiamo chiamare, giù, dai. Chiama a me, così ci spiega del nuovo locale che. Fermo! Ma sarà sveglio. Lo vediamo. Lo vediamo a me. Quanto dice un po' il locale com'è questa cosa? Allora, perché aperta. Chiama Popia! No, fermo sbaglio medici. Non so se è questo lì, perché lui le cambia sempre, capito? Ma non provato a vedere. Alza il volume. Messaggio gratuito. Ce l'avete un altro numero. Grazie per me. Quello di Volpi no, perché c'è aperto, sì. Aperto un locale? Sì, io trovo il napoletano dopo la partita. Cosa fa? Lui gestisce un po'. Ah, sì, c'è problemi, no? Quindi già fa. Ma non l'ho letto, non si legge l'articolo. Sì. Andiamo, taggia, dai! Dai, la gente guarda, sta è in trepida attesa. Ma vedete il numero è quello 333? Sì, per la privacy, vai. No. Il telefonato. Allora, il numero di Alberto Medici è 333-577-4822. Per la privacy, non lo chiamate solo la mattina. Lo siamo arrivati. Ah, vediamo un pochino se risponde. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Su questo nuovo ce l'ha.
Propinquo. Allora, abbiamo detto che è riaperto le picchiaie, quindi saremo servizievoli con le picchiaie ora. Magari ci offrono qualcosa, tipo un buffet. Ma medici, questo ci risponde a questo. C'è l'acceso ma ha messo silenzioso. Sì, anche silenzioso. Ormai. Ha messo la funzione che scappa a te. Sai lì come c'ha la bocca, la pollicina. Ma ripensa io che gli rompo cognome. Davanti. Che cazzo vuole? Madonna, ma chi è? Fede, Madonna, che pianza. Se invece ti fanno un po' di duca subito. Aspetta, stacco io, provi te. Prova, mettici la sera, ora quello dorme, sì. Ora fino a taglia, sì. Se risponde a lui piglia il cappello. Dico, un po' di merda. C'è un passivo. Se risponde a lui... Vabbè, l'avrei io svegliato con la tua, con la tua telefonata. Un buon segno se risponde a lui. Io fossi in te, dopo anni e anni di amicizia... Davvero. Pensate di sciuparla stavolta. Ora mi con ragazzo, pensa, da quando lavora in banca... Se rimane a piedi con la macchina e chiama, nessuno lo va a prendere. No, cosa vuoi? Madonna, pezzi di merda, vergognati. Poi quando avete bisogno, poi andate lì. Non rispondi mai. Non rispondi mai. Domani fai questo versamento, per favore. Questa stampa, no. Ciao ragazzi, buongiorno Pasquale. Pasquale, buongiorno. Domani? No, domani no, perché se no poi ci vengono a dire che noi volevamo fare. No, volevamo fare più del giornalista vero, capito? Ah no, poi ci allora, per l'amor di Dio. Per l'amor di Gesù. No, ragazzi, ognuno fa il suo lavoro, noi fanno sta stronzata la mattina e loro fanno le cose serie. Loro vanno a puffarsi a Simone che si incazza. Noi ci abbiamo a Simone al bar che ci offrirà il caffè. Però sei tutto con un tono pacato. Assolutamente. No. Niente, qui non ci sta cacando stamattina veramente nessuno. Io opterei anche, però la cosa è tu di fare la diretta per lo spoglio. Basta. La diretta per lo spoglio lo facciamo. Ma che sei? Oh, a te non ti sentiva nessuno. Sei molto ferraio. Ma lo sa, perché lo sa. A me ci sta guardando, lo sa, non ti risponderà mai. Allora non cominciano a avere paura, allora cambiamo telefono, segreti. Una cosa, per non fare una figura di merda, chiama a me, io mi allontano e ti rispondo e facciamo finta che sia qualcuno. È l'unica. Sì. E vabbè. Aspetta, fammo l'ultima, dai, fammo l'ultima telefonata. Stamani, dai, uno deve rispondere, via, se no è brutto. Dai. Ah, oh, è bello, lui, sì. Se fanno qualcosa per queste feste, se c'è qualcosina... Queste feste. Mira che non la cabina. Va bene Alessandro, ok. Ho capito. Stiamo trasferendo la chiamata? No, nemmeno lui ti risponde. No, sei alla canna del gas. È vero che gli che dire. Fava. Allora vengo diretto. Vai con i cuori, vai con i cuori. Vai ragazzi. Oh, tanti mi piace. A chi stai chiamando? Non so. Ma non ti ha risposto nemmeno lui, guarda che brutto. Zitto, devo stare pure zitto. Che ci fanno? Ci porta la schiaccia, non ci porta la schiaccia. Ah, fai finita! Mira con no capina. Sì, vuol dire che sta sulla telefono a casa. Alza un po' il volume, sento in casa. Chiama Marano. E che ci faccio con Marano? Era ora. Pronto? Pronto? Floris? Sì. Ciao, buongiorno. Quando porti la schiaccia? Venerdì mattina siete tutti presenti, io vi porto la schiacciata e la pizza. La schiacciata? Tu porti la schiacciata. E pizza. Anche la pizza? E anche la pizza. Ah, Vabbè, noi cosa dobbiamo portare? Il telefonino. Nulla, tanto c'è del bici, Luca si mette la birra e festeggiamo il Buon Natale a tutti in diretta. Va bene. Chiama della roba. Scusate se vi interrompo, ma io ho un cliente davanti. Ma vai a cacare, va. Ora ti vengo a vedere. Non sapevamo a chi chiamare. Abbiamo le telecamere. Ciao. Eravamo disperati. Ciao.
Ma sabato si può fare una cosa prima di Natale? Se ne andare qui tutti e due i figliai oggi. Fermo un po'. Sabato. Hai detto. Prima di pranzo si fa un speciale di auguri. Io porto lo champagne. Ma quando è sabato? Sabato. Che giorno sarebbe? 24. Vi faccio anche scegliere Mondo, un Perignon o... Quindi è il compleanno del mio bimbo sabato. Non posso garantire la presenza. Mezzogiorno. A mezzogiorno. No, vabbè, è nato il 24. A mezzogiorno. Che ti aspettare? Che ti ha messo la stagnola sopra al tuo figliolo? Ti dico, guarda babbo, vieni con me, andiamo a scegliere un regalino. Venite a trovarmi, ragazzi, io basta, si va via. Va, saluta, Pasqua. Ciao, arrivederci. Sei in diretta, anzi tu registrato. Ah, ok. Ci siamo modernizzati. Ah, siamo andati avanti. Ok.